Amici di tennis italiano, siamo qui al Mizuno Flagship Store di Torino e qua con noi Lorenzo Sonego. Ciao Sonny, ben trovato. Hai vinto il 70° torneo dell'Era Open italiano. È un momento d'oro, siete in 10 nei primi 100, tu sei sbarcato nei primi 30. C'è qualche segreto in questo rinascimento italiano o cos'altro? Beh, di sicuro adesso il movimento italiano è bello importante, ci sono tanti giovani, nuove facce comunque, che stanno crescendo in fretta e secondo me gran merito della federazione che sta facendo un grande lavoro, che sta lavorando con anche gente oltre ai giovani, a quelli meno giovani li aiutano tanto come me, da tanti anni che mi stanno aiutando. Quindi, devo tanto a loro, che mi ha dato anche la possibilità di giocare ai tornei quando non avevo la classifica adatta, quindi quello è importante. Poi ovviamente i risultati di ognuno di noi, partendo da Cecchinato, Roland Garros, da Berrettini, Fognini, sicuramente danno una spinta a tutto il movimento italiano e quando uno magari non dei top 10 o uno che non è magari di grande nome fa un risultato, secondo me dà la carica un po' a tutti. Tu lavori da una vita con Gipo, Jannik con Riccardo Piatti, Lorenzo Musetti con Simone Tapparini. Questo rapporto forte che c'è con i coach, quanto è importante per te, quanto lo ritieni fondamentale nella tua crescita? Beh, è importante, a parte che io ho sempre avuto lo stesso coach da quando ero piccolo e ovviamente quando hai una figura così che è praticamente paterna, ascolti tutti i consigli e se hai fiducia in lui è più facile secondo me lavorare e poi lavori con estrema serenità, tranquillità, senza avere la pressione del risultato ma solo pensando a migliorare. E quindi questo è importante per una persona che ti dà tranquillità. Siamo a Torino quest'anno ci saranno le ATP Finals, le finali di Coppa Davis. Che stimolo è per un italiano, per un torinese, avere degli eventi così importanti nella propria città? Beh, penso sia fantastico perché appena ho saputo queste notizie di avere la ATP Finals a Torino, la Davis, tutti eventi importanti che per un tennista sono fondamentali in Italia, ma oltre che in Italia, nella città dove sei cresciuto e nato, quindi è ancora più stimolante perché sarebbe un'emozione poter giocare, poter arrivare a quel livello, appena ho avuto la notizia è diventato alla fine il mio sogno, quindi ci proverò in questi 5 anni a giocare questo torneo perché secondo me potrei vivere una delle emozioni più belle della mia vita. Oggi siamo qui al Flagship Store di Mizuno per la firma del rinnovo del tuo contratto. Raccontaci un po' del tuo rapporto con l'azienda, con il brand e se e quanto hai contribuito, collaborato ai loro prodotti, le scarpe che indossi o quant'altro. Beh, adesso è un bel po' di anni che siamo insieme, quindi è bello perché è proprio cresciuto tanto il livello, la qualità dai primi anni e mi sono sempre trovato bene. Le scarpe sono fantastiche, non riuscirei mai a cambiare perché sono comode, sono morbide. Per un tennista penso che le scarpe siano come la racchetta, le cose più importanti per avere una prestazione buona. Quindi mi sono sempre trovato bene, ho estrema fiducia, loro mi hanno dato tanta fiducia e quindi è bello continuare a essere con loro e tenere questo brand. Senti, dici un po' cosa c'è di vero oltre al tuo tifo per il Toro. Cairo ti ha chiamato, andrai a allenarti, non andrai a allenarti, quanto vorresti provare? C'è qualcosa di vero? Sì, l'ho sentito, mi ha invitato una volta poi al Philadelphia, sono andato l'altro giorno allo stadio a vedere Torino-Roma e ospite di Torino Channel, quindi è stata una bellissima emozione e sono veramente legato a Torino per tutto
il mio percorso, perché sono cresciuto giocando a calcio nel Torino, perché ho sempre tifato tanto questa squadra, sono molto legato al Toro, quindi è bello, non vedo l'ora di poter conoscere poi tutti i giocatori di persona, Cairo di persona, lo staff, tutti quelli che lavorano più da vicino, vedere come si allenano. E se magari mi fanno fare una partitella, mi faccio anche un gol, ancora sarebbe ancora più bello. Grazie Sonny, in bocca al lupo per i prossimi tornei, è stato un piacere. Grazie mille, anche per me.